Lite con Morgan. Nel primo round in tribunale, Bugo rifiuta risarcimento e scuse. Benvenuti nel mondo di Celebrity Secret Channel. La causa per diffamazione dopo Sanremo 2020 è stata aggiornata al 30 aprile. Il cantante Marco Castoldi, in arte Morgan, è comparso davanti al giudice monocratico Marta Maria Bossi a Imperia dopo le accuse di diffamazione del collega Christian Bugatti, in arte Bugo. La vicenda riguarda la lite furibonda tra Bugo e Morgan avvenuta alla quarta serata del Festival di Sanremo del 2020, quando Morgan modificò il testo della canzone in gara Sincero e Bugo abbandonò il palco. Un episodio che lasciò esterrefatti il pubblico e i presentatori, Amadeus e Fiorello. Bene, Bugo ha rifiutato le scuse e il risarcimento di 3.000 euro. La causa è stata aggiornata al 30 aprile. Bugo vuole giustizia. Ha già chiesto 240.000 euro di danni a Morgan per aver modificato il testo di Sincero. Bugo ha già vinto in tribunale contro Morgan, facendo rimuovere contenuti illeciti sui social. In una nota diramata dal suo ufficio stampa, spiega: «L'udienza segna un momento importante nel percorso legale che Bugo ha intrapreso 4 anni fa, costretto a citare in giudizio Morgan per aver gravemente compromesso la sua reputazione e il suo lavoro». Dopo i fatti avvenuti in occasione del Festival di Sanremo 2020, Bugo non ha mai cercato conflitti o controversie pubbliche, ma è stato costretto a intraprendere questa azione legale per difendere la sua dignità e il suo benessere emotivo e professionale. Più volte Morgan è apparso in contesti pubblici denigrando l'immagine del collega. Bugo si affida ora alla giustizia, affinché venga fatta luce su questa situazione e vengano ristabiliti i fatti secondo verità ed equità. Nel corso dell'udienza Morgan ha rinnovato le scuse nei confronti del collega, che però le ha respinte, così come ha respinto la proposta risarcitoria di 3.000 euro, e il giudice ha aggiornato l'udienza al prossimo 30 aprile per la definizione della causa. Ma che tragedia sta mettendo giù Bugo? Mi denuncia per diffamazione per aver detto le seguenti frasi: ha massacrato la cover di Endrigo, si è comportato da dilettante sul palco. Questo è il mio reato. Si presenta in tribunale col cameraman personale e il manager. Entrambi fanno finta di non conoscermi e non mi salutano, nemmeno quando faccio notare che le persone per bene salutano anche il peggior nemico. Però poi in aula dice che io ero l'artista perfetto da usare a Sanremo per partecipare perché ero più famoso di lui, ammette di aver avuto lavoro grazie a me, quindi più che danno ha avuto beneficio. Voi che ne pensate di tutta questa storia? Commentate e lasciate un like al video. A presto con nuovi aggiornamenti e un grazie da Celebrity Secret Channel.